C'è una mattina nella nostra vita in cui ti sveglia presto un bambino che con un flauto ti restituisce alla gioia. Tutto il giorno resti stregato da questa musica che incanta. Tu stesso diventi suono e fino alla sera il bambino flauta per te. D'improvviso stanco si spegne e tu t'accorgi come notte sia sempre stata la tua esistenza. Hai voglia a riascoltare quel flauto che ti aveva restituito della vita la mattina. La gente muore senza aver visto un quadro, costretti a camminare senza il cielo sotto i piedi. Lo calpestano. Va a finire così, che quello che non sanno è l'unica cosa che gli resta. La luce serve a capire. Vedere è la sola allegria seria che abbiamo. Le palpebre si abbassano a nascondere la nostra vita, che se fosse fatta di piccolezze sarebbe grandiosa. Si spalanca allora una gabbia di immagini e tardi, troppo in fretta, ci accorgiamo che potremmo pensare a un quadro, forse anche dipingerlo, nella certezza che qualcuno lo strapperà per dispetto appena ci addormentiamo. Il cinema è soltanto una macchina da cucire per immagini, dalla febbre degli eccentrici Lumière agli errori di Méliès. Il sonoro, rispetto al muto, ha inventato soltanto il silenzio. Non si è mai parlato tanto quanto nel cinema muto. Esercizio. Chiudere le orecchie per capire cosa dice la gente. Chiudere gli occhi per capire la realtà intorno dai rumori e dalle parole. I rumori e le voci fuori campo costituiscono la profondità di campo sonoro. Bisognerebbe imparare fin da piccoli ad avere un buon rapporto con la propria ombra. L'ombra di giorno ci segue. Di notte ci raggiunge. Noi non vediamo noi stessi. Lo specchio di Arnheim, la distanza. Quindi vedere non significa guardare, come sentire non significa ascoltare. Il nostro corpo è come una cinepresa. La MDP è solo una bicicletta. Inquadrare è separare, dividere, tagliare. Tra corti e lunghi fuochi si brucia la storia. Gli obiettivi ci consentono di stringere o allargare la nostra visuale. E il cinema nasce già come falso. Un'inquadratura deve sempre essere incompleta per consentire l'inquadratura successiva, che soltanto così diventa necessaria. Lo spostamento da un luogo all'altro, ottenuto con soluzioni di montaggio ma senza spiegazioni, presenta aspetti comuni al lavoro onirico. Lo spettatore va sempre posto nella felice condizione di non capire. Tra nostalgia e pericolo, il ricordo è rimorso, non rimpianto del desiderio non risolto. E il film esprime il suo procedimento creativo, crea il sentimento e te lo mostra. Il tempo di nascere, vivere e necessariamente morire o andare altrove. La diagonale è sempre la linea più lunga per attraversare il rettangolo dell'inquadratura. E non esiste una grammatica cinematografica, ma una singola immagine che è già sintassi.
Il colore del cinema è sempre falso. È più realistico rispetto al cinema precedente, non rispetto alla realtà. Può sembrare più vero in certi film, ma soltanto in rapporto al colore del cinema precedente. Mario, una volta la realtà era in bianco e nero? Sì, cinecentrico. I film più belli sono quelli che non sono stati girati. La troupe perfetta, regista muto, direttore della fotografia cieco e fonico sordo. L'assistente alla regia che compra la Coca-Cola e l'aiuto regista che la stappa. Dio è eterno perché non è mai nato. E i soldi possono essere anche commoventi. Mi porto dentro la luce di un racconto. Il reale non si lascia organizzare. Il suo doppio può farlo. Morire e essere privati del punto di vista. Ancora il solito locale, i soliti tavolini, i soliti divano e la solita gente e i rumori della strada di una città che può essere volentieri Roma o la mia o qualsiasi altra tranne Venezia. La camera si è attaccata al primo piano di un ragazzo. Sapremo più tardi che ha 26 anni. Non è nemmeno una bella faccia, questa è la prima impressione. In sovraimpressione cominciamo a capire che non è il solito ragazzo. I tic trattenuti, fino alla tensione, la piega al sorriso rara e brevissima. Gli occhi virilmente spaventati ce lo denunciano un Rimbaud, o perché no, un Leopardi giovane. Quello delle ricordanze, per intenderci. Non vediamo chi sta guardando e il piano fisso ci impedisce volutamente e ostinatamente questa curiosità. Uno ad uno fanno miliardi di uomini chiusi nei loro pronomi e così succede che io sono voi, noi, loro, tu e lui e nuovamente io e siamo tutti in una piazza, oggi o giù di lì. Datati da un calendario che abbiamo inventato tanto tempo fa. Migliaia di anni che non contano. Eravamo come adesso. Abbiamo cambiato lingue, religioni, civiltà. Ciò non toglie che oggi puzziamo di storia andata male, da qui a un miglio. E ci stringiamo in una strada, mandata a memoria. E passiamo vicino a tante persone, portando dentro dolori, malattie e bisogni filosofici. E nessuno se ne accorge. Ci nascondiamo. Abbiamo le case a dismisura d'uomo, uguali, incredibili tutte. Abitiamo in alto, al decimo piano di via Matteotti, che è il nome di uno che è morto per noi, come lui migliaia. Ma voglio tacerli. Chiusi a chiave commettiamo la nostra vita. Mangiamo, andiamo di corpo, facciamo l'amore, imprigioniamo i nostri figli finché non scappano o noi gli troviamo un'altra casa uguale, precisa. E parliamo un linguaggio antico, mostruoso, in cui le parole ci vanno troppo strette. E io non capisco nulla dei vostri imbrogli, delle prudenze, delle volontà del potere e del bravo con la pacca sulla spalla. Non ho pietà per la vostra caccia quotidiana al piatto di minestra. Si ha pietà soltanto di coloro che di sé non ne hanno. E a me mi sono nemici gli uomini con le mani ficcate in tasca che hanno il dono di uccidere. E parole alla schiena dette a bassa voce. Giudichiamo per idee, per astrazioni che devono o meno trionfare. E non sappiamo più cosa sia un uomo. Io ho questo, tu non ce l'hai, io sto meglio di te. Le chiamiamo per comodità o per statistica, classi sociali. I poveri, la miseria che non dà autorità.
Morendo si accorgono di essersi dimenticati di vivere. La classe media, li chiamiamo borghesi, scompariranno, ce lo dicono in molti. Io ci credo sempre meno. La classe superiore, quelli che hanno di più e ce lo fanno vedere e si puliscono il culo con la carta igienica colorata, chi col giornale e i più poveri ancora col giornale radio. E la tragedia cresce al ridicolo e il bene diventa sconfortante. Poi però ci sono i colori. Io sono bianco, i miei amici neri, rossi, beige, gialli. C'è chi odia il nero, chi il rosso. Ci piacciono certi colori più di altri. Io non sopporto il verde, per esempio, quello della speranza. Sono secoli che andiamo avanti così, con la forza dell'indifferenza, quella che ha permesso alle pietre di durare immutate per milioni di anni e all'uomo di essere l'imbecille che è.